Salve gente e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di Vasaraga, uno dei personaggi che più mi piace e più mi diverte in Granblue Fantasy. Un personaggio che, quando ho visto nel trailer di gioco la prima volta, mi ha convinto a giocarci e ce l'ho visto bene. Vasaraga è rotto. Più gioco con Vasaraga, più vedo quanto sia potente questo personaggio, capace di infliggere facilmente oltre 2 milioni di danni con un singolo colpo e, come vedremo, non ha nessuna intenzione di crepare. Vasaraga entra di diritto in ben due club estremamente esclusivi. Il primo è quello dei personaggi turbo fighi che utilizzano una falce, club composto da personaggi terribili e governato da una mastermind malvagia e diabolica. Il secondo è il club dei personaggi in grado di rompere completamente un gioco, rendendolo una passeggiata rilassante. In questo video vedremo come tutto questo succede, esaminando il suo gameplay, i relativi trucchi, l'abilità e la build. Quindi benvenuti, il mio nome è Midboss, spero che state tutti passando una straordinaria giornata e come sempre fatemi sapere che ne pensate di questo personaggio nei commenti e non esitate a chiedere altre guide specifiche. Now let's go! Il loop di gioco di Vasaraga consiste nell'utilizzo delle sue abilità per poi seguire con un potente attacco caricato che infligge danni a secchiate. Semplicemente attaccando, infatti, riempirai una barra che ti darà Stout Heart, cioè difesa aumentata, e un attacco potenziato ogni volta che la riempi. In questo modo, e grazie a Immortal Pain, che ti impedisce di scendere sotto un HP e ti garantisce immunità dei buff, puoi restare di fronte ai boss e semplicemente continuare a infliggere il massimo dei danni possibili senza sosta, facendo i tuoi attacchi caricati e distruggendo qualsiasi cosa si presenti sulla tua strada. Ci sono un paio di cose molto importanti che puoi fare con Vasaraga per massimizzare il tuo output di danni. Un trucco molto interessante che ti aiuterà a migliorare il potenziale della tua build è che se Battalions of Fear, che è questo gap closer, è in cooldown, puoi fare un attacco leggero e seguirlo con un attacco caricato pesante per avere un altro gap closer, e puoi continuarlo con una combo finisher. Inoltre, se schivi dopo aver finito quel combo finisher, puoi continuare a caricare ogni volta per avere altri gap closer, utile visto quanto spesso molti boss di endgame zompettano da una parte all'altra dell'arena. Quell'attacco caricato non infliggerà poi così tanti danni come quello della combo base, ma è comunque uno strumento molto potente che puoi sfruttare e che ti aiuterà a migliorare il tuo gameplay. Ci sono anche alcuni altri cancel che puoi utilizzare con Vasaraga e che sono ciò che lo rende un mostro così potente. L'idea di base è quella di usare una skill e seguirla con un attacco caricato pesante. Tuttavia, una cosa molto bella che puoi fare è utilizzare una di queste abilità, cancellarla schivando, e poi passare direttamente al combo finisher. Come vedi, ho ancora il cooldown di quella skill e quindi posso continuare a farlo all'infinito. Dal momento che semplicemente si infliggono più danni con i combo finisher, questa sarà un'opzione molto più potente. Altro bel cancel riguarda gli attacchi base. Facendo un paio di attacchi base e poi passando al tuo attacco caricato pesante, sei in grado di eseguire questo potente colpo che poi può essere eseguito da un secondo combo finisher. Questo infligge un sacco di danni e c'è anche un cancel per farlo più velocemente. Devi fare un attacco base e appena prima di finirlo devi schivare e cancellarlo e subito dopo devi fare un secondo attacco base e cancellare anche quello. Basta poco allenamento e vi verrà alla grande, e dopodiché seguire con l'attacco caricato e stai fondamentalmente skippando quei due passaggi, riuscendo a raggiungere quel potente attacco caricato molto più velocemente. Per completezza e dovere di cronaca vi dico che questo tipo di gameplay è la base di una delle migliori build per Vasaraga, che si basa sul sigillo Less is More, con cui avete tanto più danno quante meno skill avete equipaggiate. In tutta onestà la trovo una build estremamente noiosa per quanto forte e comunque ha delle limitazioni, quindi non la spiegherò nel dettaglio. Invece vedremo la nostra build, che a mio avviso è estremamente più soddisfacente e si baserà sull'utilizzo di Immortal Pain e Stout Heart per essere sempre immortale e instoppabile e continuare a picchiare i boss senza curarci minimamente di tutto ciò che ci accade intorno. Ma andiamo con ordine e vediamo prima le skill che utilizziamo in questa build. Battalions of Fear è questo gap closer con un range vergognosamente ampio che trasforma Vasaraga da un personaggio super lento a un mago della mobility. Fra questa skill e il gap closer che abbiamo visto prima, nessun nemico sarà mai troppo lontano. Come se non bastasse, questa skill può essere eseguita da un attacco pesante caricato, risultando in una combo dal danno molto molto alto. Grit Sight Grinot è questa enorme falciata molto ampia che non fa tantissimo danno ma infligge un sacco di stun, ottimo per triggerare link attack, ed è anche questa eseguibile da un attacco potente caricato. Umbral Eclipse è la seconda skill in importanza fra le skill del suo kit. Infligge slow on hit, permettendovi di utilizzare l'intera e lunga combo di Vasaraga senza problemi, a volte anche un paio di volte di fila. Grazie a questa abilità il vostro DPS sarà estremamente più consistente, senza contare il valore di supporto all'interno del team che aggiungerete semplicemente con la vostra presenza. Infine abbiamo la skill che rende tutto possibile, Immortal Pain. All'attivazione di questa abilità guadagnerete un buff che vi impedirà di scendere sotto 1 HP di vita e vi renderà immune a qualunque debuff, oltre che aumentare il vostro attacco. In combo con Stout Heart, che prendete praticamente gratis solo per il fatto di attaccare, il vostro Vasaraga diventerà un carro armato inarrestabile che può affrontare qualunque cosa e restare in piedi. Ora potresti chiederti, ok Mid, ma non dovrei preoccuparmi del cooldown di Immortal Pain che è lungo 46 ore? E sinceramente la risposta è piuttosto semplice. No.
Per dimostrarlo utilizzerò il primo cancel di cui abbiamo parlato e vedrete che dall'attivazione di Immortal Pain alla fine del suo effetto il cooldown sarà già finito e potrò utilizzare di nuovo la skill, rendendo Vaseraga di fatto immortale. Come vedete il cooldown si sta ricaricando molto molto rapidamente ed ecco qui che, dopo solo pochi attacchi caricati, sono riuscito a riavere Immortal Pain giusto in tempo prima che il buff si esaurisse. E c'è una spiegazione molto semplice su come sono riuscito a ottenere questo sistema, ma lo vedremo nella sezione equipaggiamento. Tanto però ho voluto farvi questo esempio giusto per farvi vedere fin quanto possiamo spingerci. In realtà noi non utilizzeremo nemmeno questo sistema, fermo restando che sia quello ottimale, quindi se volete potete usarlo tranquillamente, tanto cambia solamente un sigillo nella build. Vedete, quando ho preso Vaseraga in mano la prima volta, ho subito avuto la sensazione che questo personaggio dovrebbe essere un carro armato a cui non frega assolutamente niente di qualunque cosa, compresi i cancel. E ho voluto in questa build cercare di trasmettere questa sensazione di onnipotenza, perciò sono andato un po' oltre il buonsenso. Magari non riuscirete sempre a ricaricare Immortal Pain prima che il buff svanisca, perché oggettivamente è un po' più lento in questo modo, ma ho deciso di rendere Vaseraga quanto più ignorante e aggressivo possibile e perciò utilizzeremo Berserk. For reference, ecco oltre 6 milioni di danni fatti solo con due attacchi caricati. La sezione delle armi, come sempre, è uguale per tutti i personaggi. Si parte sempre con l'Executioner, per poi passare all'arma Ascension se non avete ancora droppato l'arma Terminus. Ovviamente nel momento in cui droppate l'arma Terminus, quella è sempre l'opzione migliore. Con quest'arma avrete a disposizione tre sigilli molto forti, che sono Catastrofe, che vi dà il 50% di Attack Up e il 100% di Damage Cap quando i vostri HP sono inferiori ai 45.000, Regen e Sigil Booster, che è uno dei sigilli più importanti, visto che ovviamente di uno è il livello di tutti i sigilli. È importante notare che per avere il meglio dal vostro Vaseraga, le Overmaster sono molto molto importanti. Vi consiglio di dare priorità a Normal Attack Damage Cap Up e Skill Damage Cap Up, seguito da Critical Chance. Quindi ora vediamo un po' il casino che ho combinato, ma partiamo dalle cose ovvie. Ovviamente Damage Cap al massimo, cappato, ci permette di avere il 250% di limite danni aumentato. War Elemental, che ovviamente è come al solito il sigillo più forte del gioco, visto che ci permette di essere considerati come dell'elemento superiore in ogni caso. Tyranny, che a livello 20 nel nostro caso ci dà 40% di Attack Up, sacrificando solamente il 20% degli HP. E Stamina, che noi abbiamo a livello 16 e ci dà 50% di Attack Up, ma lo abbiamo solamente perché ne avevo uno nel sigillo Signature, ma può essere tranquillamente sostituito da un utility perché tanto siamo già al damage cap senza di lui. Infine Critical o Lucky Charge per raggiungere la soglia del 90% di crit rate, che è sempre comoda. Potete utilizzare quello che preferite, magari scegliendo in base a quali sigilli secondari più utili avete assieme a Critical o a Lucky Charge. Infine Guts e Auto Revive, come solito pacchetto difensivo più Potion Order se ne avete la possibilità. E ora passiamo alle cose strane. Partiamo da Berserk. Con questo sigillo abbiamo un enorme boost al nostro attacco, sufficiente quasi da solo a farci raggiungere damage cap, privandoci però dell'utilizzo di schivate bloccate, cosa che ci aiuta ad entrare nel mood di carro armato inarrestabile che volevo ottenere con Vaseraga, come vi dicevo prima. Il drawback di questo sigillo, tanto, è praticamente irrilevante perché fra Stout Heart e Mortal Pain siamo completamente immuni a qualunque cosa e non schiveremo o bloccheremo a prescindere. Ma la domanda resta: Immortal Pain ha un cooldown lunghissimo. Come la risolviamo? Beh, la risposta è semplice. La prima è il suo sigillo Signature Bonus Poise, che ci dà cooldown reduction ogni volta che colpiamo con un attacco caricato, cioè praticamente gli unici attacchi che facciamo, e questo cooldown varia da 0,6% a ben 8% quando l'attacco è completamente caricato. Un sacco di cooldown reduction viene solo da questo sigillo, ma la cosa straordinaria è che questo effetto stacca con supplementary damage, per cui ogni attacco copiato da quel sigillo conta come cooldown reduction di Bonus Poise, oltre che degli altri sigilli. Io purtroppo non ho spazio per 3 supplementari damage, quindi mi devo accontentare di un 74% che è comunque ottimo, ma se riuscite a infilarne un altro tanto meglio. Ad aiutare il cooldown abbiamo anche Cascade e Quick Cooldown, rigorosamente cappati, per avere letteralmente tutta la cooldown reduction che il gioco ci permette di avere, e infine per rendere il tutto più smooth ed efficiente abbiamo anche Quick Charge, cappato, in modo da rendere i nostri attacchi caricati più veloci addirittura del 30%, dandoci anche un delizioso attack boost del 20%. Ecco come rendere Vaseraga una stramaledetta macchina da guerra inarrestabile, immortale e indistruttibile. Ovviamente questa build può facilmente essere modificata se non vi sentite confident a utilizzare Berserk. Vi basta toglierlo e mettere praticamente qualunque altra cosa, magari cappando Tyranny ad esempio. L'importante è non toccare le sezioni di cooldown, il risultato non cambierà. Sarete comunque immortali, con anche la possibilità di doggiare e quindi di effettuare i cancel che abbiamo visto.
Vasaraga è davvero un personaggio particolare, raro vedere personaggi che così facilmente possono rompere un gioco o comunque possono renderci la vita così facile. Io me ne sono letteralmente innamorato e praticamente gioco ormai solo lui. Faccio anche fatica ad avere il tempo di imparare nuovi personaggi per fare altre guide. Ciononostante, fatemi sapere se volete vedere qualcun altro e vi giuro che metto da parte sto gigante cornuto. Nel frattempo vi saluto e vi ringrazio per la visione. Se questo tipo di contenuti vi sta piacendo, considerate un like o di iscrivervi al canale. Io vi auguro una splendida giornata, il mio nome è Midboss e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Thank you.